è psicopatico nell'anima. Animale animale, per celebrare questo giorno importante, visto che esce il nostro libro, abbiamo fatto dei video speciali su tutti e quattro i canali. Mi raccomando, se raggiungiamo i like richiesti, faremo il Mates vs Food. Quindi godetevi tutto il video e scoprite com'è andata. Buona visione! Ciao ragazzi e ragazze, sono Anime, bentornati in questo nuovo video. Siamo io e tutti i Mates qua per dirvi perché è uscito il nostro libro. Oggi 11 ottobre è uscito ovunque, in librerie, Amazon, tutti i siti li trovate in descrizione se volete appunto acquistarlo. Sono usciti anche sugli altri canali, sempre oggi, altri 3 video, quindi andatemi a vedere quelli, perché se tutti i video raggiungono i 50.000 mi piace, faremo il Mates vs Food con i capelli colorati. Cioè io mi farò blu, verdi, rossi e biondo. Perché Stefano è triste? Che cosa succede? È una challenge che ho inventato ieri mentre stavo in bagno. Cioè, fatti la cagata. È uscito il libro, ma poteva anche non uscire, visto che ho paura anche papà. Ragazzi, allora sono trappole per topi, cioè i topini muoiono, però. I topini arrivano, toccano la cosa e scappano, tanto sono semplici. Lo scopo della challenge è bendato prendere uno dei pezzi del libro e comporre. Ma prendi tre papà, devi comporre la copertina finale. Logicamente adesso il libro lo mettiamo da parte, scegli primo che inizia. Ognuno di noi deve trovare due pezzi, perché logicamente il libro si chiama Veri Amici e quindi due pezzi per ognuno per comporre il nostro libro. Benissimo papà, allora visto che io sono coraggiosissimo, inizio a stare. Ma scusa, visto che la challenge mi piace tanto a papà, inizio io, va, vediamo. Sono due a testa. Cos'è sta lì? Io all'incontrato così non respiro. Non serve respirare. Mi respiro. Ma sei proprio sequestrato. Vai. Papà, metti con le mani così tipo a gabbiano. Allora. E qua ci puoi dare attaccare la giacca adesso. Raga, che cavolo sto facendo? Mario, sto mettendo i pezzi. Ho due. Due. E uno. Uno là. È il tuo momento, papà. Fagli fare un po'. No, papà, è davanti a te. Cos'era? È un topo volante. Allora questo è il tavolo, raga. Già, bravo. E centro! No! No! Non fate così! Ma dai, papà! Non dobbiamo avere paura. Anche se sono dito, siamo veri amici. Vai, papà! Dai, ho sentito qualcosa. Non so come sia possibile una cosa del genere. Fate partire due! Oh! Sarebbe il mio flashback di guerra di topi. Dove stanno? Ti giuro, mi stai mettendo ansia, metti una mano io, ok? No, non posso darti un'altra mano, poco più avanti. Raga, erano due pezzi, dove sono? Papà, ma non prendo qua. No? Dove stanno, raga, gli ho dato? No, papà non è lì! Non c'è da me. Ok? Bello. Dolore, no, un pochino, dolore. Guarda, dolore, un po'. Proprio dolore! Oh mio Dio, un pochino. Genio! Ho preso uno. Ok, adesso sei in oceano. Come oceano? Acquettina, acquedotto. Stronzo! Acqua. Scusa, si è attaccata dalla mano. Mi mettete più piccolo, questo cos'è? Perché vi do un NBA? È uscito dal pasta. Tempo libero, tre libri che mi dà poco. Cosa ridi di quello? È per essere simpatico. Però, facciamo questa cosa il prima possibile. Tolto il tempo e tolto il dolore. Cioè, il dolore no, però. State spostando le trappole. No. Lo sento. Non ho fatto niente. Non mi toccare. Vabbè, c'è il blu, ma che trappola di tutti. Io penso a quelli che devono disinnescare le bombe. Noi abbiamo paura di delle trappole per topini. Dai. Stronzo. Dai, gioca. Ma si metto a parte il pollice un attimo e lo restituite dopo. Cosa sta facendo? Ma non puoi far così. Non stai volendo per terra che devi strisciare. Metti il braccio. No, siamo veri amici o no? Sono già voglio vedere te. È un cazzo di un laido. Avrebbe paura della sua stessa ombra in così. Ti muovi! Aia! È fuoco!
Zio Ceri! Da qui, vai! Cosa? Perché ti sei spostato? Ti ho detto vai! È lì, è lì! Dammelo! Come avanti! È un DJ, è un DJ! È questo? Sì, no! Sì, è questo! Lo metto nel culo! 10 secondi per prenderlo! Cosa? 9, 8, 7, sono tutte le trappe addosso! Qua dall'altro lato! 5, dall'altro lato! No, di là! 4! Ci sono 4 lati! Dite dov'è! A sinistra! Ma cosa? Pensavo avanti. Dai che sbagliamo! No, che male! E lì davanti! Ci sei qua! No! Non ci sono più trappole lì! Prendilo avanti! Penso che fa il male! Io penso che sono uno che cucina il sushi! Dai! Pollice! E due! Che ci fanno insegnare? Pronto? Ah, poi c'è tanto il grosso, quindi mi piace! Questa volta li metto lo Stefano Assoli, sono due fratelli, quindi dovrebbe essere buoni. Okay. Cosa? Cosa? No, niente, tranquillo, Sasha. Sasha, un po' di concentrazione, prendiamo in 10 secondi, su. Con l'entità, è psicopatico nell'anima. Sta andando perfetto, Sasha. Cos'è sta facendo? Papà, ho paura! E che stai allargando le acque? Cosa stai facendo di fare? Stai nuotando? Centralini? Cosa sta facendo? Oh! Ah! Malati! Cosa? Ah! No! 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 Che è stato? È stato Sasha! Ah! Pesca nell'acqua, pesca nel mare! Prendi i pesci, prendi i pesci! Non puoi dare col... Aia! Ha fatto malissimo! Ma trappole! Facciamo come giusto. Ah, Musia, mia strategia! Pesca! Cosa stai facendo, Sasha? Lo devi prendere! Stai spostando il pezzo! È quello il pezzo, prendilo! Stai spostando il pezzo! Bastardo! Bastardo! È dei debiti, è dei poveri! Mi state spostando i pezzi! Ma figurati! Mi sta lì, vi sento io! Ma non ci sono neanche i pezzi! Ecco lì! Prendi la sua di lassù! Ce l'hai qui! Ci stai navigando a fianco! Ah, ok. Tutte queste storie con un pezzo di un puzzle. Non c'è stato, non fa. Fuoco! Colpito, affondato. Me l'ha messo un cazzo! Lo devi prendere! È quello! Grazie. Voi non avete detto niente! Cosa tieni? Strunz! Ok, sorry, il campo di battaglia è tutto tuo. Ma sapete che io sono bravo a fare nuoto libero? Lo faccio! Cosa stai facendo? Oh, fame! No! Aia! Dai, sorrino! Ah! Fermo! Ah! Dammi le sulle gambe? Cosa stronzo? Io continuerei sui bordi. I bordi è la scelta migliore. Sì, sorri! Però un po' di cattiveria, eh! Io ho pensato di... Solo di tavolo, dai! Sì, vai, così, così! Ah! Ah! Aspetta! Aspetta! Scusate che si disgrazia senza volerlo! Acquina! Mi sento! Acqua! A cosa tocchi? Siamo lontani! Sveglia! Perché stai scappando tutti? Vero, eh? Non si fa così! Ah! Fammi! Mamma mia, sì! Ce ne saranno ancora due innescate! Ah! Ah, stronzo! Stronzo, ho sentito la ripresa! È ancora lì! Ancora lì? Se lì sarà lì, fammi cercare! Qui tu sei lento! Ma chi è sto infame? È Stefano, sicuro che non parla! Ma cosa? Ah, dai! Ho sentito come ti spostare! E Splinter Cell! Quasi, quasi! Ma è così! Oh! Ah, che è?
ci sei accanto. Mio padre della polizia postale. Mi raccomando, devi solo prenderlo. Che bello! Ok, prima animale, siamo riusciti, oltre a Suri che è riuscito a distruggere tutte le trappole, a prendere gli 8 pezzi della copertina del libro. Raga, sembra vero, Suri. Oh, bene, questa challenge distruttiva per topi può finire qua. Supremo 50.000 mi piace sotto questo video e sotto tutti gli altri tre video che sono usciti oggi negli altri canali di Mates. A breve vi diremo le 10 tappe di firmacopie che faremo, così ci potremo rincontrare tutti insieme. A me non resta che altro che salutarvi. Un salutore da papà Stefanino e Salvatorino. Ciao, stai oggi? Stai oggi. Ciao.